Nome? Letizia. Matteo. Ruolo e dipartimento? Supervisore, reparto Core Pharma, soluzione orale in monodose. Senior International Sales Specialist, Pharma Distributors and Business Development. Da quanto tempo lavori in IPSA? Da dicembre 2011. Da settembre 2024. Vi conoscete? No. No. Come ti immagini una giornata tipo del tuo collega? Penso che la giornata tipo di Matteo sia immersa nell'analisi di mercato interna e nell'analisi dei dati che arrivano dai nostri distributori di farmaci all'estero. Penso che Letizia sia molto più improntata la sua giornata tipo sulle linee di produzione e molta più interazione con quelli che sono gli operatori e i capi reparto. Ha detto bene? Sì, ha detto bene, inoltre ha a che fare anche con altre figure oltre capi reparto che sono operatore, capilinea e poi giustamente che tutto quello che ha a che fare con software dei vari impianti macchinari che abbiamo sulle nostre linee di produzione. Ha detto bene e oltre all'analisi diciamo di mercato interno ci sono anche quelle esterne poiché IPSA vende ovunque nel mondo praticamente. Secondo te quali sono le principali sfide che le aziende dovranno affrontare nei prossimi anni? Secondo me le aziende nei prossimi anni dovrebbero essere in grado di sapersi rinnovare continuamente per non essere superati dalla concorrenza sul mercato. E quindi per questo penso che abbiano bisogno delle persone che fanno parte dell'azienda, del loro impegno, dedizione, collaborazione, ma anche di tenersi al passo con i tempi per quanto riguarda informatica, tecnologie ed elettronica. Immagino che una delle sfide con raggiungere la maturità nei mercati di riferimento sarà quella di rendere redditizi e sempre più redditivi i business. Un'altra, su un altro piano completamente diverso, sarà quella di rendersi magari attrattive dal punto di vista anche delle nuove generazioni, quindi creare delle condizioni di lavoro che siano ritenute interessanti, gradevoli, soddisfacenti per i dipendenti presenti e futuri. Qual è il consiglio più importante che hai ricevuto nella tua carriera? Far tesoro dell'esperienza degli altri, ma attingere solo dalla loro esperienza e poi fare mio tutto ciò che ho imparato. Direi non demordere o essere resilienti, come si suol dire oggi, e essere sempre sinceri. Vuoi fare un saluto? Ciao Matteo, piacere di averti conosciuto. È stato un grande piacere, ciao Letizia. Diciamo la... Si sono grazie... No. Troppe cose tutte insieme. Va bene così. Ok.